Il lupo perde il pelo ma non il vizio, è quanto scrivono in una nota i segretari cittadini di Noi Centro Roberto Rizzo e dell'UDC Giampiero Epifani in riferimento alla volontà del consigliere comunale Giovanni Brigante, che ha proposto all'ex consigliere Carmine Di Pietrangelo lo schema del ribaltone di 15 anni fa da loro realizzato con Giovanni Antonino. I disastrosi risultati di quell'opera sono noti a tutti, aggiungono i segretari, ed è impensabile che ci siano uomini politici che, pur di ritornare ad essere protagonisti dopo oltre 30 anni di politica in questa città, ripropongono lo stesso affare dopo essere stati bocciati pesantemente dagli elettori. Noi forze centriste abbiamo voluto fortemente realizzare il laboratorio politico anche nella nostra città. È stata proprio questa scelta che ha dato la possibilità al PD di vincere e di governare. Il nostro peso è stato necessario per la vittoria e l'unico obiettivo che ci poniamo è quello di migliorare attraverso questa grande coalizione la nostra Brindisi in un momento così difficile per l'economia. Oggi, dopo solo 9 mesi dall'inizio del mandato, apprendiamo da alcuni mezzi di informazione che la vecchia ed estrema sinistra brindisina vuole tentare un altro ribaltone. Siamo certi che questo sindaco, concludono Rizzo ed Epifani, non si presterà a certi giochi di potere camuffati da una finta voglia di mettere insieme la vecchia sinistra, e siamo altrettanto sicuri che tutto ciò lo dimostrerà con i fatti.